Bene ragazzi, bentornati finalmente a un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi siamo qua per fare un video importantissimo. Infatti faremo un video sull'aggiornamento del calciomercato del Milan. Farò questi video molto più spesso, infatti circa una settimana, comunque vedremo quest'estate, per appunto aggiornarci sui passi che farà il Milan in questo calciomercato estivo. Quindi questo è il primo episodio, spero di una lunga serie che ci accompagnerà fino a fine agosto, cioè fino all'ultimo giorno di mercato. Vito su fin da subito lasciare tanti pollicioni in su per supportare questa serie al massimo. Inoltre delle piccole premesse da fare. Non ho portato il video delle convocazioni della nazionale, ma non è che penso molto. Penso che Conte abbia fatto le scelte sbagliate, per esempio non portare Bonaventura e Jorginho, ma non potevo fare più di tanto. Comunque cominciamo subito con il primo episodio di aggiornamento calciomercato Milan, perché c'erano tante sorprese, circa 6 notizie da dirvi molto importanti. La prima notizia è che la Sampdoria cerca Balotelli. Il nodo in questa trattativa rimane l'ingaggio. L'ingaggio di Balotelli è molto alto, infatti ricordiamo un giocatore del Liverpool e prende circa 4 milioni l'anno. Ferrero farà il possibile per portare Balotelli in blu cerchiato e vedremo come finirà questa trattativa, che si sta rivelando molto interessante. Ora passiamo a un altro argomento caldissimo che sta caratterizzando proprio il mercato del Milan: l'attaccante. Perché il Milan dovrebbe vendere Bacca al 70%. Infatti già ci sono state delle forti avanze, soprattutto l'West Ham che ha offerto 20 milioni, ma il Milan ha rifiutato i 20 milioni e vuole assolutamente almeno 25, e su questo sono assolutamente d'accordo, perché Bacca è un giocatore prezioso e se lo dobbiamo vendere guadagnando dei soldi. E poi, sempre passando agli attaccanti, la questione Zlatan Ibrahimovic. Infatti ci sono tantissime voci, non si sa ancora il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Potrebbe esserci un ritorno al Milan, anche se è molto difficile, perché si dice che Zlatan Ibrahimovic voglia tanti soldi. La scelta più logica sembrerebbe negli Emirati Arabi, dove guadagnerebbe tanti soldi, ma anche il Manchester United. Ma il Milan sarebbe veramente difficile. Anche se ho letto qualche articolo, per esempio la Gazzetta, che ci potrebbe essere un ritorno al Milan e che Ibra riuscirebbe alle coppe europee e anche un po' dello stipendio, cioè tutto quello tantissimo che guadagna il Paris Saint Germain. La terza notizia è una trattativa molto importante che sta attuando il Milan verso Alex Vidal, un giocatore dello Sporting Gijón, se non mi sbaglio, in Spagna, che il Milan potrebbe prendere a parametro zero. La pista sta andando in salita però, man mano che passa il tempo. Infatti Alex Vidal non è assolutamente convinto della scelta del Milan, visto che non farà nessuna Coppa Europea e nella situazione in cui ci troviamo, ma soprattutto vorrebbe restare in Spagna. E quindi la scelta più possibile sarebbe il Siviglia, che sta provando a comprarlo. È un giocatore buono, interessante, giovane, che spinge molto, corre molto sulla destra, anche se non credo che sia proprio un giocatore da Milan, un giocatore che possa prendere le redini in questo momento disturbante per noi. La quarta notizia viene dal Napoli. Infatti Napoli ha cercato di fare un'offerta proprio per De Ciglio. E sicuramente se andrà in queste due squadre, dove l'offerta sarà massimo 10 milioni, farà benissimo e da noi fa veramente cagare. La prima scelta del Napoli in realtà è Versalico, anche se sta ricevendo forti avanzi dall'Atletico Madrid, quindi un club prestigioso. E quindi la seconda alternativa sarebbe proprio De Ciglio, che non credo costerebbe più di tanto, 10 milioni, massimo 15. Quinta notizia, secondo me la più importante, è quella del nuovo allenatore del Milan, perché si sta parlando tantissimo di questo allenatore, ma alla fine si sta accostando Emery, un allenatore molto importante soprattutto quest'anno, perché è riuscito a far vincere al Siviglia l'Europa League, l'ennesima e la terza Europa League. Però c'è un problema: la clausola. La sua clausola è di circa 1,5 milioni, ma è un allenatore che ti può garantire una grande sicurezza e grande esperienza anche europea, anche se non andremo in Europa, in Serie A ci potrebbe garantire una buona mano. Ma è una pista alquanto difficile, anche se probabile rispetto a molte altre cose abbiamo visto, per esempio l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic rossonero. E l'ultima notizia, se non la più importante, è quella di Alessio Romagnoli. Sappiamo che Alessio Romagnoli è un punto fermo ormai della nostra difesa, ma anche della nostra squadra da ricostruire per il futuro. È un giovane, ha 20 anni, ha mostrato comunque una buona qualità in difesa e si è fatto crescere al meglio, potrebbe diventare uno dei difensori più forti italiani in futuro. E infatti, buona notizia, il Barcellona ha offerto per lui. Il Barcellona. Infatti si dice, anche se non è ufficialissimo, che il Barcellona abbia offerto al Milan proprio 30 milioni per Romagnoli. E si dice anche che il Milan lo abbia blindato al massimo, quindi ha detto di no al Barcellona e neanche a tutte le altre offerte. Così come per Romagnoli anche per Donnarumma. Ottima scelta del Milan, perché questi due giocatori sono assolutamente da tenere. Spero proprio che siano i cinesi, ecco, che arrivino, che facciano qualcosa, che mettano dei soldi per il mercato, perché bisogna rivoluzionare tutta la squadra, come già detto in tantissimi video in precedenza. Ok ragazzi, il video è finito, queste sono tutte le notizie, mi raccomando lasciatemi tanti pollicioni in su per supportare questa serie, che voi che spaccate questo video anche con tantissimi commenti, soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo con il secondo episodio di aggiornamento calcio mercato Milan, perché sarà veramente importantissimo. Bella!